Ciao a tutti, giovani appassionati di moto, sono Daniele di MotorPep. Oggi vi voglio parlare delle moto depotenziabili o a potenza già ridotta per i possessori di patente A2. Le case si stanno muovendo sempre di più per accontentarvi, per cercare moto che vadano a mettere assieme tutte le vostre esigenze. Oggi siamo nel nostro negozio, è chiuso, quindi non c'è gente, riusciamo a vedere tutte le moto con calma, tutti i modelli disponibili, prezzi, colorazioni, versioni, promozioni, eccetera. Cominciamo col parlare di Kawasaki. Che cos'è Kawasaki? È un'azienda che nel mondo produce beni di qualità ingegneristica e produttiva di altissimo, altissimo livello. Pensate che Kawasaki produce stazioni satellitari, collabora con la NASA giapponese, la NASDA, per produrre appunto stazioni dove si allenano gli astronauti piuttosto che razzi, satelliti, quindi produrre moto per Kawasaki è un po' un passatempo. Fanno anche i motori degli aerei, alcuni motori della Boeing sono Kawasaki, piuttosto che jet completi, aerei militari, quindi parliamo di prodotti di altissima qualità produttiva, piuttosto che navi per trasporto veloce di grandissimi carichi, quindi attraversano gli oceani di tutto il mondo, è riferimento mondiale da questo punto di vista, piuttosto che treni ad alta velocità che superano i 600 km orari, e anche è molto attenta all'ambiente, produce turbine a idrogeno, adesso sta puntando tanto sull'idrogeno e da sempre fa anche robot ad alta precisione industriale. Per questo quando parliamo di Kawasaki parliamo di moto che sono l'espressione di un patrimonio tecnologico e ingegneristico senza eguali. Questo è importante saperlo nella scelta di una moto perché con Kawasaki sicuramente non avrete mai problemi di meccanica, problemi di affidabilità, perché è un'azienda che produce impianti che devono stare senza la gravità, mezzi che superano i 600 km orari, cioè ovviamente sanno produrre bene le moto e fanno prodotti di enorme qualità. Per questo noi siamo molto legati a questo marchio. Vediamo tutta la gamma completa dei modelli A2 uno per uno. Per chi ama il turismo, Kawasaki propone Versys. Versys 650, che è un motore che parte con una potenza superiore a 35 kW, ma viene depotenziato. Adesso è offerta al prezzo lancio di 7.840 euro e include questo kit, come la vedete, con tutti questi accessori. Faretti supplementari a LED, paramani, valigie che si aprono e chiudono con la stessa chiave. Si toglie la valigia dietro e si ha la moto bella, nuda, esteticamente, come se non ci fossero le valigie. È una moto perfetta per viaggiare in coppia, per i ragazzi più alti, perché appunto il comfort è veramente notevole, il parabrezza regolabile, i paramani proteggono bene, nei caschi ci può stare nelle valigie, scusate, ci può stare un casco per parte, quindi la moto già così è completa. Abbiamo a disposizione tutte e tre le colorazioni 2020 in pronta consegna, quindi verde opaco militare, bianco lucido o la versione special edition che costa 150 euro in più, nera opaca, grigio lucido con i dettagli verdi. Si passa poi al Versys 300, che è una moto che nasce già con una potenza inferiore ai 35 kW, quindi dopo adesso faccio un video in cui spiegherò meglio la scelta. Se prendono la moto a potenza piena che poi viene depotenziata, piuttosto che una che ha già una di cilindrata inferiore che già rispetta le normative per la patente A2. Diciamo che in linea di massima comunque questa moto è più leggera, più economica, sia nei costi di manutenzione, di assicurazione, quindi è una moto comunque comoda per due, pilota e passeggero, velocità massima è oltre i 170 km/h, quindi si può viaggiare in totale sicurezza anche in autostrada. Abbiamo visto il comparto turistico di Kawasaki Versys. Passiamo alla famiglia Custom, un po' Heritage, un po' Cruiser. Abbiamo la Vulcan S con lo stesso motore della Versys 650, sempre un bicilindrico che deve essere depotenziato per rispettare la normativa della patente A2, ma il depotenziamento Kawasaki è molto semplice. Si può avere in tempi rapidissimi intanto, perché in 2 settimane la moto è pronta, depotenziata, quindi da questo punto di vista è tra le migliori in assoluto tra le aziende produttrici di moto. E poi il depotenziamento non è più come una volta che c'è il gas, comando del gas che si blocca a metà.
La sensazione è quella di guidare la moto a potenza piena. Cambia che l'erogazione da meno cavalli, ma freno, telaio, sicurezza della moto è come quella della moto a potenza piena. Un domani sono sempre modelli che si possono ripotenziare. Farò poi un altro video in cui vi spiegherò esattamente in cosa consiste depotenziamento, ripotenziamento e quali sono i tempi di attesa per fare questa operazione. Passiamo alla famiglia Ninja, che è quella che insieme alla famiglia Z è la più riconoscibile per il marchio Kawasaki. Abbiamo a disposizione praticamente tutte le versioni, tutte le colorazioni della modello 2020. Questo è il bianco, la novità di quest'anno. Questa qui è una moto particolare, infatti ho fatto anche un video per descriverla meglio, perché è una turistica ma allo stesso tempo sportiva. La posizione di guida non è troppo caricata in avanti, si sta comodi anche per il passeggero, sono previste anche delle valigie laterali eventualmente. Il motore è lo stesso della Versys 650, quindi è sempre depotenziabile a 35 kW. Su questo modello il depotenziamento è in omaggio, compreso nel prezzo. Il prezzo di listino di questa moto è di 7.840 € chiave in mano per la versione monocolore. Questa versione bicolore, bianca e nera, come anche la versione verde e nera, costa leggermente di più. Abbiamo adesso a disposizione sia la versione 2020 che la versione 2019, su cui facciamo un ulteriore sconto. Verde o anche blu c'è rimasta in casa. La sua sorellina è la 400, motore bicilindrico, sorellina per modo di dire, perché è una moto più divertente, più leggera rispetto alla 650, però la velocità di massima alla fine non si allontana tanto, è sempre di 180 km orari. Quindi quello che cambia è che sia una moto più leggera e più maneggevole, più divertente da guidare. La 650 di contro è più comoda per i viaggi più lunghi, per chi ha anche esigenze sportive ma non vuole rinunciare a portarsi il passeggero con un buon comfort, che invece sul modello 400 non c'è. Passiamo alla serie Z, che ha infiammato il cuore degli appassionati per tanti anni. Da questo punto di vista Kawasaki accontenta tutti, perché c'è 400, 650 e 900. Partiamo dal 400, la più piccolina. Questa è la colorazione nera e rossa 2019. Abbiamo anche a disposizione la 2020, non è esposta per questioni di spazio. Moto già che esce appunto con lo stesso motore del Ninja 400, quindi molto bassa da terra, adatta a tutte le stature, perché anche fino al 1,60 m qua praticamente ci si arriva a toccare in sicurezza. Leggerissima, maneggevolissima, manubrio molto largo. Per iniziare a guidare, fare pratica, è la moto ideale al momento, forse la migliore che c'è. Frizione morbidissima, faro a LED, ABS, quindi anche una moto sicura, e questa esce già con una potenza inferiore ai 35 kW, è al limite, sono praticamente 45 cavalli. 6,50 invece, rivista completamente per il 2020, nell'estetica, nei faro a LED, strumentazione digitale bellissima, si collega, è a colore, si collega con lo smartphone. Anche questa è depotenziabile, il prezzo è di 7.090 €, però c'è un prezzo iniziale, un contributo di 300 €. In pratica la moto è a 6.790 € franco concessionario e il depotenziamento è incluso, omaggio. Tenete conto che è un depotenziamento mediamente, anzi, se stiamo parlando di Kawasaki non è mediamente, è un prezzo fisso, costa 250 €, quindi sono altri soldi risparmiati per avere questo modello a 35 kW. I tempi sono velocissimi per la consegna, abbiamo in casa tutte le colorazioni 2020, adesso qui esposte c'è il bianco con il telaio verde piuttosto che il nero con il telaio verde. Anche questa è una moto di bassa statura, l'hanno alzata leggermente rispetto al modello 2019, ma anche per farla provare ai clienti più alti ne teniamo sempre una allestita con la sella rialzata, perché così l'ho venduta anche a clienti che erano alti 1,90, cioè cambia l'angolo di piega delle ginocchia, si alza un pochino la moto, è più comoda e quindi mette assieme un po' tutte le stature. Parliamo invece del fiore all'occhiello della produzione depotenziata di Kawasaki, che è lo Z900, una delle moto più richieste da chi cerca una moto per la patente A2, perché è un motore quasi 1000, pensate sono 949 cm3, ma ha un 4 cilindri. 4 cilindri si identifica nel sound prima di tutto perché è un sound molto più sportivo, il motore
molto più elastico rispetto a un bicilindrico, 1000 volte di più rispetto a un monocilindrico, perché si vanno ad azzerare completamente le vibrazioni. I viaggi anche autostradali di lunga durata, il motore non li soffre per niente. La cubatura è talmente grossa che permette di andare in sesta marcia a 20 o 30 km orari. Modello 2019 e modello 2020. Al momento li abbiamo ancora disponibili entrambi in varie colorazioni. Sul modello 2019 c'è un prezzo fortissimo perché siamo a 7.990 euro depotenziamento incluso e noi ulteriormente andiamo a fare un altro sconto. Quindi venite a trovarci, contattateci poi per avere info più dettagliate. Modello 2019 abbiamo detto che si riconosce rispetto a quella potenza piena. Mi raccomando, non fate confusione, anche quando andate ad acquistare una moto usata, usate la testa perché si rischia tanto. Le normative sono chiare: una moto può essere guidata con la patente A2 solamente se la sua moto, la potenza di partenza deve essere di 70 kW. Kawasaki ha fatto apposta un modello che ha 70 kW per rispettare questa normativa. Tutte le moto che trovate online, anche la Z750 depotenziata, ZX600, non si possono guidare. Mi raccomando, abbiamo un sacco di clienti che fanno confusione su questo punto. È essenziale perché se le guidate, le trovate online, una moto depotenziata, magari da un privato, un 7,5, è a vostro rischio e pericolo l'utilizzo perché l'assicurazione non paga. L'articolo, mi sembra che sia l'articolo 13 del codice della strada, andate a cercarlo, ma lo dice chiaramente. La moto deve avere massimo 70 kW. La Z750 rispettava la normativa vecchia e quindi non si può guidare. La stessa cosa per il Ninja 600 e 636, che ce ne sono ancora in giro tante depotenziate. È un dispiacere enorme dirlo, però purtroppo è così. Sarebbe più bello anche per noi poterle vendere le depotenziate tranquillamente, ma purtroppo la legge è chiara da questo punto di vista. Quindi fate ballare l'occhio quando acquistate una moto usata, controllate tutto. Ricordatevi che le moto Kawasaki depotenziamenti vecchi avevano un blocco sull'acceleratore. Quindi quando si accelerava rimaneva bloccato perché sul corpo farfallato veniva messo un blocco meccanico. Oggi il discorso di poter fare la moto a potenza piena ma poi depotenziata a libretto non si può più fare con Kawasaki perché è tutto elettronico. L'azienda ci fornisce un codice che viene inserito all'interno della moto per depotenziarla. Un domani che va ripotenziata bisogna richiedere nuovamente un codice, ma non è più come una volta che bastava togliere una vite e la moto si poteva passare dalla potenza piena a quella depotenziata. Mi raccomando, fate attenzione. Z900 soprattutto c'è un dettaglio estetico per capire se la moto che state acquistando o che vi piace è quella depotenziata. Sul modello che hanno fatto fino al 2019, quindi 17, 18, 19, si capisce dalla testa. Quando è grigia, la moto è depotenziata a 70 kW e quindi è la versione meno potente. E anche i collettori sono più stretti, hanno un diametro inferiore. Invece la moto, sempre 2019, che adesso ci è rimasta verde a potenza piena, ma ha la testa nera. Quindi le moto fino al 2019 con la testa nera, se ve le vendono per depotenziate, non possono esserlo, non possono venire depotenziate, mi raccomando. Modello 2020 invece è stato modificato in tanti aspetti, dall'elettronica a controllo di trazione, quindi molto più sicuro, molto più non prestazionale perché il motore e il telaio praticamente sono gli stessi, però è più versatile perché comunque l'elettronica fa comodo. Su una moto da 35 kW di meno rispetto a quella a potenza piena, ovviamente, però sono sempre cose in più perché c'è mappatura della potenza, controllo di trazione, schermo che è stato TFT, lo strumento a colore si collega con lo smartphone. E sul modello 2020 il fatto estetico della testa del motore di un colore diverso non c'è più. Quindi le moto sono identiche, sia quella depotenziata che quella a potenza piena. Si può riconoscere dal diametro del collettore. Adesso queste due esposte sono due moto full power, diciamo, da 125 cavalli, però su quelle depotenziate lo si vede anche esteticamente a livello di marmitte. Quindi. Che dire, questa è la gamma di Kawasaki completa. Al momento è la casa che forse più di tutte punta sul segmento delle moto per i neopatentati, per le patenti A2. La scelta è difficile, ovviamente, se scegliono una moto da depotenziare, scegliono una moto di piccola cilindrata,
ma adesso vi spiego tutto in un altro video, in un'altra occasione. È stato un piacere, un saluto a tutti da Daniele e la MotorPep. Ci trovate attaccati a Rho, a Pogliano Milanese. Abbiamo in casa, come avete visto, praticamente tutti i modelli Kawasaki in tutte le colorazioni in pronta consegna. Troveremo la moto giusta per voi in base anche alla vostra altezza, al vostro peso, esigenze di prezzo, budget, eccetera. Magari anche qualcosa di usato c'è. Vi faremo un buono sconto perché sono prezzi. Ah, dimenticavo di dirvi che sullo Z900, anche il modello 2020, c'è un contributo di 600 euro dal prezzo di listino. Quindi adesso la moto è a 8.690 euro franco concessionario, depotenziamento incluso, ma in più noi vi faremo un ulteriore sconto. Quindi venite a trovarci per saperne di più, contattateci. Ciao a tutti, appassionati, è stato bello. Ciao!